attenti a quei due dalla Feltrinelli con Lidano e Francesco. Temperature tropicali. Tropicali. Oggi affrontiamo, non l'abbiamo mai fatto, ma ci sembra opportuno, prendere e dare voce ai nostri lettori che ci hanno inviato delle proteste, una in particolar modo sui topi che viaggiano a velocità da Formula 1 su Speedy Gonzales. Esatto. Da piccoli vedevamo i cartoni animati Speedy Gonzales, ora Speedy Gonzales sta via da lì. No, perché abituati con il mouse, credo che oggi la città sia piena, invasa dai mouse, che non sono i mouse del computer, ma sono i suricicci. Pantecane. Ah, no, manco suricicci. Sono pantecane, cioè. Colè, ma io dico, è vero che è stata fatta la deratizzazione, ma qui ci stanno ancora, quindi due sono le cose: o è stata fatta male, o è stata pagata poco, o forse bisogna rifarla. Colè, c'hai 15 milioni di euro in cassa, insomma, che ce le devi riportare a casa, o te le devi lasciare a tuo nonno? Spendili, no? Allora, se la città è sporca, puliscila, se la città c'ha le buche, riparali, se ci stanno i suricicchi, o ci lanciano i gattone, oppure fai qualche ma cosa. Ma Coletta fa come Grillo, che va in giro per la città però, con il taxi e dice, ma io non vedo neanche una buca, ha detto Grillo. Però io devo essere onesto, perché devo essere intellettualmente onesto, perché altrimenti tu mi dici io sono cattivo, adesso siamo in estate, sono diventato buono. Vabbè, che è successo? I topi ci stanno, ma c'è un regolamento che spiega come regolamentare il regolamento che regolamenterà la deratizzazione. Quindi in questo momento il quadro normativo del sindaco è delimitato. Questo regolamento che regolamenta il modo con cui regolamentare il regolamento c'è. Quindi avendo il regolamento tu hai il quadro normativo entro cui si muoverà il soricitto. Avendo questo quadro normativo il soricitto non è destinato a non far danni. Guarda, è un passo avanti. In due anni siamo arrivati già a questo, al regolamento che regolamenta, che è una cosa fondamentale. Tu ancora vuoi risolvere subito, ma deve essere anche onesto la risoluzione. Mica prendi e ammazzi il soricitto, non funziona così. Sei legato a vecchi, che questa era la prima repubblica. In prima repubblica facevano, c'erano i soricitti, li ammazzavano. No, adesso c'è un regolamento. Dove lo smaltisci il soricitto? Dove lo smaltisci il soricitto? Che veleno ci dà il soricitto? Queste sono cose importanti. Il nodo non è il soricitto, è come gestisci il soricitto. Io dalla regia vi guardo, non ho parole. Guarda. No, perché da quando sono a favore di Coletta mi tratti malissimo. Io sono. Non male che è a favore di Coletta. Scusa, Coletta ha fatto il regolamento. Sta facendo il regolamento che regolamenta la regolamentazione per regolamentare l'acchiappamento del soricitto. Non vabbè, ho capito. Ma passiamo all'altro definito. Tema. Che ci è arrivato in redazione. Quindi il soricitto c'è il regolamento, tranquilli, ci stanno i soricitti, ma avendo il regolamento il soricitto si mette paura. Su latinaquotidiano.it trovate addirittura le foto del soricitto che entra e esce indisturbato dalla. E che pare sia lesto, è come Speedy Gonzales. No, il soricitto. Il problema del soricitto, come dici tu, è che ha bisogno di acqua. Il soricitto. Perché è un roditore, se non trova l'acqua diventa cattivo e ti arriva la leptospirosi. Quindi, Coletta, c'hai sulle spalle una responsabilità enorme. Se qualcuno viene pizzicato da un topo, secondo e me. E mi raccomando, non fate le cose in proprio, che vi prendete un gatto, no. Perché il gatto deve avere regolamento, deve avere regolamento perché prendi il gatto. Dobbiamo passare all'altro argomento. Molti cittadini del quartiere Isonzo, in particolar modo di Via Priverno, si lamentano perché hanno chiuso l'ufficio postale di Via Priverno per una ristrutturazione di quei locali. Ma la ristrutturazione dura un anno, è impossibile, mandando tutte quelle persone che vivono in quei luoghi, che ormai è diventato un territorio ad un'altissima densità di persone anziane, li hanno trasferiti a Via Veio, dove non c'è addirittura neanche la pedana per le carrozzelle, quindi neanche per i disabili. Non è possibile. Poste Italiane SPA, fate qualcosa, riaprite un officetto piccolino, provvisorio, per dare la possibilità ai cittadini di Via Priverno e di tutta la zona di Isonzo, uno spostamento, un macello, date la possibilità a quei cittadini di avere un ufficio postale limitrofo a quel territorio, perché non hanno la possibilità di spostarsi e di andare in Via Veio.
è un fatelo da soli, perché il comune fa il regolamento, che regolamenta come regolamentate l'accesso provvisorio, fa solo 3 anni, quindi fatelo da soli, poste alla prossima volta.